Il mare, i fiumi ed i laghi sono uno dei più promettenti orizzonti per lo sviluppo tecnologico ed economico. Questo crea però impatti negativi sulle coste e nelle acque interne. La crescente consapevolezza verso l'ambiente spinge a monitorare in modo sempre più accurato, continuativo e diffuso il mondo acquatico. Ma le tecnologie tradizionali, come le boe oceanografiche, non sono adeguate perché sono complesse, costose e richiedono frequente manutenzione da parte di personale specializzato. La soluzione a questo problema è una nuova invenzione di Elements Works, la boa Net H2O. Questa è la boa Net H2O. La sua struttura è semplice ed essenziale. La boa è adatta all'utilizzo in ambiente marino, è sigillata, non ha bisogno di manutenzione da parte dell'utente finale. La boa raccoglie i dati dall'ambiente circostante, li trasmette via wireless su internet e poi da internet all'utente finale che li può leggere o dal suo computer o da un cellulare. La boa può essere utilizzata in moltissime applicazioni, dai porti alle marine, agli impianti di dissalazione, agli impianti di acquacoltura. Inoltre è modulare. L'utente finale può adattarla alle sue esigenze modificando il contenuto della boa stessa. All'interno della Net H2O c'è il sistema di elaborazione dei dati, il modo di comunicazione e il pacco batterie. Andando sul nostro sito è possibile personalizzare la vostra boa con i moduli che più vi interessa. Questo approccio modulare ci permette di avere un prezzo fino a 10 volte inferiore rispetto ai nostri competitor. Al largo di Calafuria abbiamo sviluppato il nostro primo impianto pilota. Per finanziare il lancio commerciale a livello globale della Net H2O abbiamo organizzato una campagna di crowdfunding. La crisi climatica e la pressione demografica impongono di verificare in tempo reale lo stato dei mari, dei fiumi e dei laghi. È una delle sfide tecnologiche più importanti e una grande opportunità di mercato. La Net H2O è uno dei primi e più innovativi prodotti nel mercato per l'analisi ambientale e per portare la connettività nei mari, nei fiumi e nei laghi. Il primo mercato accessibile è pari ad almeno 1,5 miliardi di euro a livello globale. La campagna di crowdfunding, nell'ipotesi di raccolta massima pari a 400.000 euro, mira a raggiungere dopo 3 anni una penetrazione dell'1% di questo mercato. Unitevi a noi in questa sfida globale, tecnologica e di mercato.